Sono Luca Lenzini, sono il direttore della Biblioteca Umanistica dell'Università di Siena, che ha due sedi, una a Siena e una ad Arezzo, e in entrambe le sedi sono presenti due importanti sezioni archivistiche, caratterizzate da materiale di variissimo genere, documenti, lettere, di tutto, diciamo, produzione di artisti, produzione di intellettuali, traduzioni e quant'altro. Questo materiale è particolarmente importante per noi della biblioteca, in generale per la comunità scientifica e cioè anche cittadina che ci frequenta, per un motivo molto preciso, molto legato alla vita dell'università. Cioè gli archivi spesso si pensa in termini di conservazione come se fossero delle istituzioni polverose e quasi passive. In realtà, appunto, la nostra esperienza è diversa. La presenza degli archivi è uno dei motori della ricerca, universitaria, quindi lo studio del passato, delle storie di vita, delle storie personali, delle storie delle istituzioni, come l'ospedale psichiatrico qui di Arezzo. Con tutto quello che è passato, anche in termini di esperienze terapeutiche, professionali e intellettuali che se ne sono occupati, diventano materia di studio che a loro volta produce, che a sua volta produce conoscenza. E la conoscenza è, come dire, il fine ultimo del lavoro di noi universitari, quindi la sezione archivi, nonostante così questa patina un po' vecchiotta che ha il nome, in realtà sono dei centri attivissimi in cui la conservazione dei documenti è l'atto preliminare, ma che poi produce cultura, produce nuovi studi e raccorda quello che è stato il passato con il nostro presente.